Se io dovessi dare la definizione alla parola amico, probabilmente direi colui con cui ci troviamo a nostro agio che ci impedisce di compiere azioni sconsiderate e folli. Ecco, il migliore amico è colui che si unirebbe a noi per farle insieme. E la domanda sporge spontanea: per quale motivo dovremmo preferire un migliore amico a un amico normale? Io non ne ho idea. So solo che avere un migliore amico comporta conseguenze inevitabili. Ovviamente conseguenze belle e fantastiche. E ora vi faccio alcuni esempi. Chiama i tuoi genitori per nome, passa talmente tanto tempo a casa tua che può essere considerato parte della famiglia. Col passare del tempo avete sviluppato una sorta di telepatia e molto spesso pensate alla stessa cosa e a volte quando parlate dite la stessa cosa contemporaneamente. Vi mandate in continuazione selfie osceni e imbarazzanti, fregandovene altamente di come apparite perché sapete che al vostro migliore amico o migliore amica non gliene frega nulla. Tipo io molto spesso al mio migliore amico mando le facce così. Esattamente dove si trova il cibo in casa tua e a volte non ti chiede neanche di poter andare a prendere da mangiare e si presenta in camera tua con tutto il frigorifero. Tuo migliore amico o migliore amica sa tipo praticamente tutto di te, cioè neanche l'FBI in 10 anni potrebbe scoprire tutto. Avete passato così tante avventure e esperienze insieme che se doveste raccontarle ai tuoi amici, cioè neanche la Divina Commedia sarebbe così lunga. E poi il vostro migliore amico o migliore amica sa sempre come consolarvi. E poi siete sicuri che anche se gli amici vanno e vengono, lui o lei ci sarà per sempre. E poi la quantità di insulti e botte che vi date è direttamente proporzionale al bene che vi volete. Quindi ecco le differenze tra un amico normale e un migliore amico. E alla fine di questo video adesso voi dovete andare su WhatsApp e andare a mandare una foto al vostro migliore amico o migliore amica ringraziandoli, mandandogli una foto così.